L'Aquila 6 aprile 2009, l'Aquila 16 giugno 2010. Dopo il terremoto, il terribile sisma di più di un anno fa, oggi un corteo contro le tasse. Per dire al governo che cosa, sindaco Massimo Cialente? Non solo contro le tasse, contro una sensazione che ci sta prendendo di un abbandono, una gravissima difficoltà economica ad avere i fondi per poter avviare la ricostruzione e pagare ancora un pezzo dell'emergenza, compresa quella gestita dalla Protezione Civile nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre. E soprattutto anche perché l'ipotesi terribile di questo fatto, se passa questo emendamento, noi ricominciamo a pagare le tasse. La cosa più di tutto fa paura è la restituzione in 60 rate di 14 mesi non pagati, che è una questione di oltre un miliardo, che in 5 anni questa terra andrebbe a restituire più di 200 milioni l'anno. È un momento in cui siamo in una fase di estrema difficoltà, necessità di una ripartenza lenta. Lei pensa addirittura che andiamo a pagare più tasse di tutti gli italiani, una cosa ingiusta e incredibile. Ecco, il corteo sta muovendo proprio adesso i primi passi, lo seguiamo insieme. Sindaco, lei ha la fascia in mano, non l'ha indossata, perché? Dal 2 giugno io non indosso la fascia, il tricolore chiaramente nel quale io mi riconosco contraddistingue la figura del sindaco, però io credo che in questo momento, se si è deciso che il Paese taglia questa corda alla quale noi siamo appesi e ci lascia cadere, allora non è... Io non indosso la fascia. Lei ha detto che è un terremoto economico per questa città, case ancora distrutte e la ricostruzione, lo sappiamo, è molto lontana, almeno per quanto riguarda il centro storico e la cosiddetta zona rossa. Le attività commerciali anche sono in ginocchio, gli artigiani, i commercianti, basta guardarsi intorno, i negozi sono chiusi e le attività non sono affatto ripartite. Come commentare questa situazione a più di un anno dal sisma? Credo che lei sia riuscita a concretizzare, manca un dato, 32.000 sfollati. Ecco, mancano gli sfollati. Lei ha descritto la realtà di una città che, nonostante quello che è stato fatto, perché se io dovessi dire non è stato fatto nulla, non è così, è stata realizzata una città temporanea, perché l'Aquila è andata distrutta. La mattina del 7 aprile alle 7:30 io firmai un'ordinanza con la quale dichiaravo inagibile tutti gli edifici del comune, e lo stesso è successo negli altri comuni. Quindi a questo punto abbiamo dovuto fare una città temporanea, no? Perché era distrutta, le scuole temporanee, le chiese temporanee, quello che vuoi. E questo si è fatto. Adesso che si doveva cominciare a ricostruire, e le assicuro che siamo pronti, abbiamo le idee, già abbiamo appalti da dare per gli edifici pubblici, per le casse popolari da realizzare, a questo punto ci accorgiamo che non ci sono le risorse, non ci sono i soldi. Questo è perché il peccato originario è uno. Non si è voluto introdurre una tassa di scopo. Questo, guardi, è stato l'errore vero, perché è la prima volta che di fronte a una cosa così nel Paese non si mette una tassa di scopo. Concludiamo con parole di speranza questa intervista. Noi speriamo che ce la caviamo. Grazie sindaco. Ciao sindaco. Ciao, ciao, alla prossima.